Uomini e donne, negli ultimi tempi l'opinionista Tina Cipollari è nell'occhio del ciclone e potrebbe essere addirittura denunciata. La Cipollari in questo periodo esagera un po' troppo, non solo con provocazioni ma anche con insulti offensivi, e gli utenti non la stanno più difendendo. Alcuni addirittura chiedono alla De Filippi di prendere dei provvedimenti, o ancora si rivolgono a Pier Silvio Berlusconi per chiedergli di eliminare anche quest'altra parte trash di Canale 5. Ma cosa è successo all'interno del programma? C'è stato un ennesimo scontro tra la Cipollari e il cavaliere Elio. Lui non condivideva le sue parole ed ha quindi puntato il dito contro l'opinionista, dicendole semplicemente «bella». Lei è andata su tutte le furie ed ha cominciato ad insultarlo con epiteti di ogni genere. Questa volta però il cavaliere ha reagito e le ha detto che sarebbe andato per vie legali. Il sito Blasting News ci conferma che è andata proprio così e durante una registrazione in diretta sarebbe arrivata una diffida da parte del legale di Elio proprio nei confronti di Tina. Chissà se questa sarà l'occasione per Tina per ridimensionare il suo carattere un po' troppo esuberante. Alla prossima!